Non è una crisi dichiarata quella che coinvolge la maggioranza di centrodestra che governa la regione, ma si presenta come crisi di fatto dopo mesi di paralisi amministrativa che produce solo provvedimenti di piccolo cabotaggio. In gioco sono le scommesse del futuro dell'isola, che la giunta Solinas trova difficoltà ad affrontare, dando invece luogo a continui rinvii nel definire, ad esempio, la verifica politica e il rimpasto in giunta con conseguente ricambio di assessori. A questo proposito si profilano nuovi ingressi che potrebbero interessare due personaggi eccellenti come il senatore uscente della Lega PisDaz, l'ortopedico Carlo Doria, non rieletto alla Camera nelle recenti elezioni politiche. L'altro potrebbe essere Andrea Luzzo, ingegnere, sindaco uscente di Oristano, area Fratelli d'Italia, con la giunta regionale che avrà un posto libero dopo la elezione di Gianni Lampis alla Camera. Luzzo deve essere ripreso in considerazione dopo il fuoco di sbarramento dello stesso centrodestra che ad Oristano ha osteggiato la sua ricandidatura a sindaco. Non secondario, infine, il continuo rinvio degli stati generali che devono sancire un patto di fine legislatura. Smaltimento rifiuti pericolosi a Mago Madas. La Regione ha prorogato per altri 5 anni la valutazione di impatto ambientale che permette alla GECCO tale attività nel territorio dell'Oristanese. L'amministrazione regionale sembrerebbe non tenere in considerazione la delicatezza della questione. A dichiararlo il consigliere regionale Alessandro Solinas, che ha presentato un'interrogazione al presidente e all'assessore regionale all'ambiente per conoscere le reali intenzioni della giunta. La popolazione è preoccupata e teme la riattivazione dell'impianto per il trattamento dei fanghi. Situato in un territorio di alto pregio ambientale, rinomato per le colture identitarie come la storica Malvasia, la cui produzione coinvolge ben 7 comuni della Planargia e in particolare il comune di Mago Madas. Aver consentito una proroga di 5 anni vuol dire non preoccuparsi del futuro di un paese. Il territorio dell'Oristanese, ha affermato il consigliere regionale, pesantemente colpito dagli incendi del luglio 2021, che hanno penalizzato olivicoltori e produttori di vino, merita rispetto e tutela. E non è ammissibile che in un momento in cui ancora non si è provveduto al completamento del processo di ricostruzione delle campagne ridotte in cenere, venga autorizzata la presenza di un eventuale nuovo pericolo. Le strade di Oristano come piste di autodromo è quanto si rileva in alcune arterie del centro urbano, con osservazioni sulla pericolosità più volte rilevata, in particolare per gli eccessi di velocità che si verificano nei tratti di Via Sardegna, Viale Diaz, Via Mattei, Via Rockefeller, fronte Ospedale Civile. Quelle citate sono le strade a rischio più alto, nelle quali gli automobilisti più spericolati e in vena di prodezze fanno a gara nel premere gli acceleratori. Il grado di pericolosità è divenuto tale che il sindaco Massimiliano Sanna dovrebbe prendere in mano il problema adottando provvedimenti che possono essere mutuati da quelli adottati a Olbia dal sindaco Settimo Nizzi, che all'interno del centro urbano ha imposto il limite massimo di 30 km all'ora. Obiettivo: creare un presidio stabile che passerà per la valorizzazione della figura degli infermieri, che lavoreranno in sinergia con gli specialisti e con l'assistenza domiciliare integrata per portare servizi non solo all'interno della struttura sanitaria, ma a casa del paziente. Oggi i rappresentanti della direzione ASL Oristano hanno effettuato un sopralluogo alla Casa della Salute Teresa Sarti Strada di Laconi. Presenti anche il sindaco del paese Salvatore Argiolas e il presidente del comitato di distretto sociosanitario, primo cittadino di Ales, Francesco Mereu. Constatare le condizioni ottimali dello stabile, completamente ristrutturato dalla ASL di Oristano, dopo il passaggio di consegne dalla ASL di Nuoro, il direttore generale ha delineato i progetti in cantiere per la struttura. Quella dell'infermiere di comunità è una figura capace di sostenere, assistere e accompagnare il paziente, in particolare quello con patologie croniche o disabilità, e chi se ne prende cura direttamente sul territorio e all'interno dell'ambiente familiare, così da evitare ricoveri impropri.
Si tratta di un progetto in cui crediamo e in cui possiamo realmente mettere in gioco le nostre competenze e professionalità, ha specificato la dottoressa Collu. A questo progetto si affiancherà la ricerca di specialisti ambulatoriali da destinare alla struttura. Per quanto riguarda la sosta dei pazienti all'esterno in attesa dell'arrivo del medico, dal direttore del distretto sanitario Floris è arrivata la rassicurazione che in tempi brevissimi gli utenti potranno attendere non più all'aperto, ma nella sala d'aspetto interna, così da evitare l'esposizione agli agenti atmosferici. Finalmente Solana ha il suo campo da calcio a 11. Una novità dedicata ai più giovani che si inserisce in un progetto di politiche giovanili ampio volto a incentivare la pratica sportiva e la socializzazione, ha affermato il sindaco di Cabras, Andrea Abis. A chiedere maggiori aree per lo sport all'amministrazione comunale erano stati proprio gli alunni dell'istituto comprensivo durante un incontro tenuto in compagnia del primo cittadino lo scorso dicembre, che si era trasformato in una vera e propria seduta di consiglio comunale dei ragazzi. L'impianto presentava grossi problemi di drenaggio e soprattutto di deflusso dell'acqua piovana, specie in caso di forti acquazzoni, che rendevano impraticabili per alcuni giorni il campo, hanno affermato l'assessore lavori pubblici Enrico Giordano e il consigliere con delega alle manutenzioni comunali Carlo Carta. Il campo presenta anche delle nuove porte da calcio e nuove panchine. Negli spogliatoi sono stati ripristinati intonaci e pitture e gli interni sono stati dotati di nuovi arredi. La gestione dell'impianto da calcio è affidata all'Associazione Atletico Cabras Calcio, presieduta da Alessandro Meli, che coinvolge bambini e ragazzi di varie età, dai più piccoli che danno i loro primi calci a 5 anni fino ai 14enni. A Solanas sarà in particolare il gruppo dei giovanissimi di 13 e 14 anni a usufruire del campo. Un altro successo per gli atleti e le atlete dell'associazione sportiva Veliamoci. I ragazzi hanno partecipato al campionato italiano Aero Open di Santa Marinella nel Lazio. La giovane atleta oristanese Benedetta Secchi rientra in Sardegna dopo una raccolta di medaglie, oro nel femminile e bronzo assoluto. L'atleta è stata in testa alla classifica alla fine dell'ultima giornata, raggiungendo il bronzo in difficili condizioni meteorologiche da gestire. Per Veliamoci si tratta di un'altra grande soddisfazione che giunge a bordo di nuove imbarcazioni leggere con appena 31 kg di peso e altamente performanti, progettate proprio per fare in modo che i più giovani possano sperimentare un nuovo concetto di conduzione. La pattuglia di Veliamoci era composta anche da Paola Fois, che ha concluso la sua regatta all'ottavo posto generale con uno secondo di prova. Ottimi risultati anche per Andrea Alfano e Luca Cubadda, rispettivamente 11° e 12°. Chiudiamo la stagione con grande soddisfazione. Per il secondo anno consecutivo andiamo a podio nel campionato italiano, avendo anche guidato la classifica. Sono le parole della presidente Maria Cristina Zori, a cui si aggiungono quelle del direttore sportivo Paolo Marchesi. Sono molto contento del lavoro svolto dai ragazzi e della squadra, che possono solo continuare a migliorare e ottenere sempre più alti risultati. Nessun ferito in seguito all'incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino di oggi ad Abasanta. I vigili del fuoco del distaccamento di Abasanta giunti sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura. Il conducente, fortunatamente, è rimasto illeso. Sul posto anche i carabinieri di Ghilarza. Nei giorni scorsi si è conclusa la campagna europea Track Bus, organizzata dalla rete di cooperazione internazionale Roadpol, a cui aderisce anche l'Italia, volta al controllo dei veicoli destinati al trasporto di merci e di persone. Nel complessivo sono state impiegate 42 pattuglie che hanno controllato 131 veicoli. Su 101 veicoli adibiti al trasporto di merci controllati ne sono stati sanzionati 70, per un totale di 102 infrazioni in seguito alla violazione delle norme del codice della strada, mentre su 30 veicoli adibiti al trasporto di persone ne sono stati sanzionati 13, per un totale di 14 infrazioni relative alla violazione delle regole del codice della strada. Sono stati decurtati complessivamente 167 punti ed è stata ritirata una patente di guida. Anche in Sardegna al via il terzo richiamo del vaccino anti-Covid. Dal venerdì 21 ottobre tutte le persone dai 60 anni in su che avessero ricevuto l'ultima somministrazione da almeno 120 giorni potranno richiedere il terzo richiamo, quinta dose, prenotando online sulla piattaforma di Poste Italiane. La quinta dose è raccomandata in particolare, secondo le indicazioni del Ministero del 17 ottobre, alle persone ultra-ottantenni, agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e agli ultra-sessantenni con gravi patologie concomitanti che abbiano ricevuto la quarta dose da almeno 120 giorni.
Gli assessorati alle attività produttive e alla cultura del Comune di Oristano, la Casa della Musica e la Pro Loco organizzano la festa dei Dottus. Sabato 22 e domenica 23 ottobre a Torangius, nei pressi della palestra comunale, spazio a musica e balli con il concerto Quelli degli anni 60 e 70 a cura della Casa della Musica e al folk con Silvano Fadda, ma anche al tradizionale appuntamento enogastronomico con gli stand alimentari di Prats e Boys, che quest'anno è saltato a settembre. Proponiamo una grande festa a Torangius anche per recuperare almeno in parte il mancato svolgimento della festa di Santa Croce, che quest'anno non ha avuto luogo a causa dei lavori in corso nella piazza, ha spiegato l'assessore alle attività produttive Rossana Fuzzi.